amici, benvenuti all'Hotel Excelsior di Pesaro. Siamo qui per un'importante convention organizzata dalla BCC di Pesaro in collaborazione, anzi, con l'ICREA. Ricordiamo che è un istituto che raggruppa un istituto centrale delle casse rurali e artigiane. Per la BCC di Pesaro è la terza edizione, ma è la prima in fusione, diciamo, con questo importante istituto. Qual è lo scopo? Valorizzare il territorio, sempre valorizzare il rapporto con gli utenti finali, che siano banche, che siano imprese o famiglie, attraverso un uso molto istruito, ponderato e preciso della digitalizzazione e dell'innovazione, al servizio sempre di una strategia vincente. Andiamo a conoscere i suoi protagonisti. E siamo qui con Massimo Tonucci, presidente della BCC. Beh, che dire, cos'è la molla che vi ha fatto scattare per organizzare questo importante evento? Beh, un evento importante perché parliamo di futuro. È una banca molto anziana, ma che guarda molto al futuro perché ha una compagine di collaboratori, il proprio personale, il direttore, tutto lo staff dirigenziale. E giovane, e vogliamo andare avanti migliorandoci sempre, essendo sempre al passo coi tempi. Oggi i tempi ci impongono di aggiornarci e noi ci stiamo aggiornando. Quindi tutto questo aggiornamento passa ovviamente attraverso la digitalizzazione. Assolutamente sì, e la formazione, i nostri punti cardini sono la formazione del personale. Digitalizzazione vuol dire risparmio di tempi, vuol dire tecnologia, vuol dire innovazione e vuol dire crescita. Ovviamente coniugando tutto al meglio. Cercheremo di fare del nostro meglio, cercando appunto di diventare protagonisti in questo territorio come banca di riferimento. Siamo con Paolo Benedetti, direttore della BCC di Pesaro, a cui chiediamo la filosofia che sta dietro alla nascita di questo evento. Sì, è la terza convention della Banca di Pesaro, è rivolta per il personale dipendente di tutta la banca. È un momento che va al di là del puro aspetto tecnico e operativo, ma soprattutto un momento di condivisione degli aspetti principali che stiamo vivendo, soprattutto tutte le nuove tecnologie. Infatti il tema è proprio l'innovazione, la digitalizzazione del dato, perché è fondamentale soprattutto in banca per l'analisi degli sviluppi. Tutto questo sempre come obiettivo finale la relazione con il cliente e lo sviluppo con il cliente. Quindi possiamo dire che questa digitalizzazione aiuterà a avere un rapporto ancora più stretto con il cliente. Esattamente, sì, perché poi dal dato fino a poi arrivare a parlare con il cliente per capire determinate situazioni, dati che non riguardano solo le imprese, perché siamo abituati, no, a fare le analisi di bilanci, invece quando in questo momento sono particolari le informazioni, soprattutto per le famiglie, aiutandole negli investimenti in un momento veramente particolare di contesto economico, macroeconomico e geopolitico. Quindi tutto questo può aiutare proprio veramente effettivamente le famiglie ad avere anche un prodotto e un pacchetto, come dire, anche personalizzato. Esattamente, guarda, hai toccato l'aspetto fondamentale di questa serata, che è proprio capire perché e di cosa ha bisogno l'azienda, la famiglia, e senza fare cose per, diciamo, disaggregate o così generalisti. Invece bisogna cominciare a ragionare one to one, perché ognuno di noi ha un'esigenza e soprattutto dobbiamo cercare di capire quali sono gli obiettivi del consumatore, che devono andare al di là del mero profitto economico della banca, soprattutto per una BCC che ha un ruolo, che io me lo ricordo tutte le mattine, sociale sulla comunità di Pesaro, dintorni, comunque nei territori in cui serviamo. Eccoci qui con Fabio Pugini, amministratore della BCC Pay, a cui chiediamo questa filosofia che sta dietro la digitalizzazione e il mondo della BCC Pay. Oggi il digitale contribuisce e fa parte della nostra vita come consumatori, come clienti bancari, clienti assicurativi, quindi è entrata ormai nel nostro modo quotidiano di gestire la nostra vita professionale e personale. Negli ultimi due anni c'è stata una fortissima accelerazione, sicuramente la pandemia ha contribuito
a spingerci ad avvicinarci a soluzioni digitali che prima che fossimo costretti a momenti di solitudine e di, diciamo così, lontananza dalla vita normale, non avevamo avuto opportunità di frequentare, quindi banalmente strumenti digitali come i device indossabili piuttosto che i wallet digitali sui nostri smartphone. Con la pandemia sono diventati strumenti ormai quotidiani, vediamo dei tassi di crescita a due cifre mese su mese. Questo sta a significare da un lato che chi si avvicina a questi nuovi strumenti di pagamento, modalità di pagamento innovativi, li trova utili, interessanti, facili e quindi rimane in qualche maniera interessato, rimane positivamente colpito dalla customer experience, come dicono quelli bravi, e dunque continuano a utilizzarlo. Al contempo il contante sta continuando a ritracciare, nel senso che viene utilizzato sempre meno. Questo è senza dubbio un segnale positivo per tutta l'economia e, diciamo, ci avvicina a quegli standard di utilizzo delle carte e degli strumenti digitali tipici dei paesi evoluti europei, dai quali però siamo ancora molto lontani. Quindi, nonostante stiamo facendo dei passi da gigante in quella direzione, paesi come la Francia, come la Germania e ancora di più i paesi scandinavi restano ancora un po' lontani. Quindi il percorso è iniziato, se vogliamo, forse anche a causa o con una spinta da parte del Covid, però è un percorso che ormai direi è inarrestabile, non torna indietro e ci porterà in tempi rapidi verso gli standard europei che rappresentano per noi un obiettivo da raggiungere il più presto possibile. Ai nostri microfoni Letizia Matarrese, responsabile Business Intelligence della Capogruppo. Beh, un bel titolo, ce lo spiega Letizia? Sì, allora, dunque, la Business Intelligence si occupa fondamentalmente di estrarre valore dai dati e dalle informazioni. Siamo in un mondo in cui, diciamo, i dati veramente ormai sono una risorsa, sicuramente quindi di gran valore. Siamo inondati di dati e di informazioni a tutti i livelli. Quello che fa la nostra struttura, come anche altre tante strutture, diciamo, che hanno la stessa mission in altre aziende, è proprio quello di cercare di tirar fuori da questi dati delle informazioni utili allo sviluppo del business. Questo è quello che facciamo. Ecco perché è importante questa parola, quindi intelligence, quindi cercare di dare un'intelligenza, quasi un volto a questi numeri. Proprio così, perché, ed è anche un po' l'oggetto dell'intervento che farò oggi, i dati messi insieme senza una intelligenza effettivamente applicata non hanno valore, non significano nulla. Quindi applicare dei modelli di analisi anche evoluti, sofisticati, ma senza entrare troppo nel tecnico, significa far diventare dei numeri, delle informazioni alla portata di tutti, e questo è un po' quello che noi ci ripromettiamo proprio di fare, insomma, di fare in modo che l'informazione diventi un valore, ma non solo per addetti ai lavori, ma per tutte le persone che hanno a che fare con le analisi a livello aziendale, insomma. E quindi chi sono i principali beneficiari dei risultati di questi dati? Ecco, allora, diciamo che i destinatari, gli stakeholders, se vogliamo usare una parola inglese, di questo tipo di attività possono essere tutti i livelli dell'azienda, dalla direzione alla quale sicuramente questo tipo di attività fornisce delle viste utili per prendere decisioni strategiche. Una per tutti, banalmente, se vogliamo semplificare, l'analisi del mercato e delle quote di mercato e del posizionamento della banca sul mercato dà un'informazione al direttore che consente di capire dove la banca è collocata e anche quali prospettive in futuro potrebbe avere, soprattutto comparandolo con lo stesso indicatore che riguarda altre banche. Ma questo non vuol dire che però le analisi che noi portiamo avanti si rivolgono solo alla direzione o comunque ai vertici delle aziende e della banca, perché allo stesso livello noi potremmo invece, sempre con le nostre attività, tirar fuori delle analisi che consentono ad esempio ai colleghi del marketing di estrarre delle liste clienti per poter poi contattarle con delle campagne commerciali. Quindi, diciamo, l'attività e l'output di questa attività dà luogo a
sicuramente degli indicatori, delle informazioni utili per i vertici dell'azienda, ma anche per i colleghi più operativi. Abbiamo alle nostre telecamere Simone Contran, match analyst della Nazionale di Calcio, a cui chiediamo quale può essere il legame tra questa digitalizzazione e lo sport. Allora, oggi l'intervento è proprio parlare di un settore diverso da quello bancario, come il calcio, e cercare di coadiuvare due analogie dei due settori, che sono l'innovazione e la tecnologia. Noi come Nazionale di Calcio lavoriamo tanto con i dati, con tutta la parte di nuove tecnologie che ci servono poi per vincere le partite. La stessa cosa si può dire nel settore bancario, si possono utilizzare questi strumenti, sia i dati che le nuove tecnologie, per ottenere poi dei prodotti funzionanti per i clienti anche. Quindi diciamo che dal calcio e dalle strategie dello sport si prendono le ispirazioni o il contrario? Questa è una bella domanda, nel senso dipende da che punto di vista. Sicuramente due mondi diversi, ma che comunque possono lavorare sempre seguendo questi due fattori chiavi di strategia, possono sicuramente aiutare l'uno e l'altro. E la filosofia del calcio in qualche modo può essere raffigurata anche all'interno della gestione dei dati? Ma sicuramente, nel senso, nel calcio si stanno facendo ultimamente tanti passi avanti, si sta sviluppando veramente tantissime piattaforme, tanta innovazione, così come nel sistema anche bancario. Quindi sicuramente si può, come detto prima, trarre beneficio da un mondo all'altro. E siamo qui con Fausto Poggioli, responsabile dell'area territoriale Centro-Est. Ben arrivato ai nostri microfoni. Grazie. E di cosa si occupa l'area Centro-Est? L'area Centro-Est è un'area che ha a riporto 23 banche di credito cooperativo lungo la dorsale adriatica, dall'Emilia Romagna agli Abruzzi e al Molise, e si occupa di assistere le singole banche di credito cooperativo nell'attività che fanno sul territorio, quindi attività commerciale che riguarda sia il mondo dei privati ma anche il mondo delle imprese, e poi di rapportare la direzione generale a tutti quelli che sono i servizi generali di capogruppo: organizzazione, risorse umane, credito e quant'altro. Una banca che è sempre stata vicino al territorio, quindi vicino alle imprese e alle famiglie. Certo, questo è il nostro sistema di fare banca, la banca cooperativa. Noi abbiamo una dimensione molto grande come capogruppo, perché comprendiamo 100 BCC, ma abbiamo l'ambizione di far valere l'attaccamento al territorio, ed è questa la motivazione per cui, pur essendo a volte inefficienti, operiamo sul territorio con singole banche di credito cooperativo. Noi vogliamo e abbiamo l'ambizione di seguire i clienti, privati o imprese, con tutti i servizi dei più grandi gruppi bancari, ma allo stesso tempo di tagliare il vestito su misura per il nostro cliente locale. Questa è la nostra ambizione, ed è un'ambizione che stiamo realizzando, perché nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo avuto dei risultati assolutamente eccellenti. Quindi possiamo dire che la strategia vincente, oltre alla digitalizzazione, è anche una presenza capillare. Assolutamente, noi vogliamo fare una banca multicanale. Oggi qui parleremo di digitalizzazione, quindi vogliamo essere all'avanguardia sui servizi digitali, ma non vogliamo dimenticare che imprese o privati hanno anche necessità di confrontarsi di persona. Quindi noi, rispetto al resto del sistema bancario, continueremo a valorizzare anche l'aspetto fisico, ed è una delle motivazioni per cui noi raramente chiudiamo filiali, se non in casi in cui accorpiamo in filiali vicine senza creare problemi a privati ed imprese. Quindi una banca multicanale, digitalizzazione, innovazione, all'avanguardia, ma con un attaccamento anche fisico al cliente tramite le nostre filiali sul territorio. Amici di Rossini TV, abbiamo appena assistito a un'importante convention organizzata dalla BCC di Pesaro
perché c'era la necessità di sviluppare l'analisi di cosa? Dell'innovazione, della digitalizzazione al servizio del cittadino, della banca e delle imprese, per essere sempre più vicino al territorio. Abbiamo assistito a tutto un elenco di dati utili per capire come migliorare i servizi. Che dire, continuate a seguirci, Rossini TV è sempre vicino agli eventi della città e della provincia. A presto!